Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi parleremo finalmente del nostro amplificatore in classe D2.1. L'avete visto qualche tempo fa? Oggi finalmente do diciamo una mezza installazione definitiva. Perché mezza? Perché ragazzi, la locazione dove andrò a metterla è ancora tra parentesi momentanea, in attesa di sistemare il tutto con gli arredi e poi verrà sistemato per bene. E allora ragazzi, questa è la scheda del classe D. Ti lascio sotto in descrizione il link. Ragazzi, è una gran bella scheda, l'ho provata già tempo fa, funziona bene. Questi sono i connettori di uscita, due per le casse, uno per il subwoofer. Per quanto riguarda l'ingresso alimentazione, da qui va una normale presa corrente e va alimentato. Io alimenterò tutto a 12 volt, Bluetooth integrato, più anche jack, eccolo qui, se devi andare a connettere il computer. Ha anche un lettore di memorie micro SD e una USB per andare a leggere direttamente dalle pendrive. Questa è l'antenna per quanto riguarda il Bluetooth. Qui ci sono i tasti, volume più, volume meno, play, pausa, mode. Con mode, ragazzi, cambierai l'ingresso del segnale, cioè da qui passa a questo, da questo passa a questo, da questo passi per esempio al Bluetooth. E ho fatto l'impianto, ti faccio vedere, ecco qui, ho installato in alto i due altoparlanti che sono uno, ok, e due, perciò 2.1 il subwoofer che andrò a mettere successivamente. Le connessioni, questo lo andrò a bloccare con una, due, tre, quattro viti. L'alimentatore è uno switching da 250 watt, 12 volt, 20 ampere. Perciò io qui ho collegato già momentaneamente, perché gli devo dare una bella stretta, le vidi della corrente alternata 220 in questi due morsetti. Poi ragazzi, quando si metterà per bene, si andrà a mettere anche il collegamento a terra. Per ora è tutto, come vi ho detto, momentaneo. Per bloccare questo, vide qui e anche una. Qui 12 volt esce da qui ed entra qui, perciò questo me lo vado a mettere per esempio così. Benissimo, cavetto con connettore installato. Mi raccomando di rispettare le polarità, positivo di qua, negativo di qua. I vidi, una qui messa, una, due, tre, quattro. Ok, altoparlanti cablati. Andiamo ragazzi a regolare tutti i volumi al minimo. Mi raccomando, positivo di qui, negativo di qui, idem anche qui. Subwoofer andrà qui, però in questo momento non ce l'ho, perciò intanto proviamo tutto con queste due connessioni. Bluetooth X-Special Audio in teoria è già connesso, eh? Allora andiamo a vedere. Facciamo partire un video ovviamente by Foxtec e andiamo a vedere cosa succede. Perfetto. Questo è il basso, che per il momento lo lasciamo fermo. Volume generale, ragazzi, è questo, eh. Ok, aumentiamo. Ragazzi, questi sono ottimi. Prodotti, buon prezzo, 26 euro circa. Banggood, sotto in descrizione ti Quella lascio si il link e il sente. coupon.
e ce ne sono credo un'altra Quest'altra si sente centinaia anche. disponibili. Perfetto. Io ne ho presi due perché ovviamente non me Ci li siamo, potevo ragazzi. Il scegliere. sistema Ora cablato andiamo a funziona. vedere. Ragazzi, il video finisce qui. Io ti ringrazio per la visione. Iscriviti al canale, ne vedremo di bellissime, ragazzi, perché ora iniziamo a dare una bella sistemazione come si deve e iniziamo a fare qualche chiccheria anche tecnologica, di illuminazione, tanto altro, ragazzi. Vi ricordo, ragazzi, i link sempre sotto in descrizione. Questo comunque è il green screen montato dietro. 3, 2, 1, boom! Ciao ragazzi, al prossimo video.